là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro. Amici di Dimensione Sventura, volevo farvi vedere questa che io definirei un'estorsione di Stato, l'autovelox, tipo questo, ci sono sulla strada che da Vermezzo porta a Rosate, una strada che al mattino è piuttosto trafficata. Questo autovelox, tra l'altro non c'è segnalata la velocità, si potrebbe andare addirittura a 90, ma tutti pensano sia 70, quindi cominciano ad andare a 50-60 già da 2 km prima e iniziano 2 km dopo quelli che vanno dalla parte opposta, e quindi si forma quasi un imbottigliamento al mattino, perché questo autovelox, lo Stato, la Regione, in questo caso la Provincia, mi dicono, forse dal Comune, dal capo dei Vigili di Besate, con il quale ho avuto uno scambio epistolare, questi ingegneri del crimine mettono questi autovelox dove non servono assolutamente niente, come questo pezzo di rettilineo, mentre dove servirebbero non ci sono assolutamente. Ad esempio qui avanti a Rosate, sulla curva di Rosate, un incrocio dove tutti poi, avendo perso tempo qua, cercano di recuperarlo dopo, vi faccio vedere, e arrivano 200 all'ora sull'incrocio e ogni settimana c'è un incidente, oppure recuperano dopo verso Vermezzo, eccetera, dove ci sono degli attraversamenti pedonali, dei capannoni, degli spostamenti di mezzi. Qua dove non c'è assolutamente niente, c'è la strada completamente in mezzo alle campagne, alla Pampas, c'è questo autovelox che serve a mantenere tutta questa gente che pensa queste cose proprio in maniera criminale proprio. Vedete qua invece, 200 metri più avanti di quell'autovelox verso Rosate, siamo su questo incrocio, su una curva pericolosissimo, dove arrivano forte sia da Abbiategrasso, da Vermezzo, sia da Binasco, e anche qua ogni giorno, ogni settimana c'è una botta di quelle belle, perché ci sono un sacco di segni sull'asfalto, ogni settimana nuovi, cioè e pezzi cocci di macchine, no? Qua c'è un segno, là ci sono dei pezzi di automobile, sulla rotonda c'è il cartello rotto, ogni tanto ne tranciano qualcuno, e qui dove arrivano a palla, sia da Rosate che appunto da Abbiategrasso, da Vermezzo, la mattina per cercare di scappare dalla campagna, arrivare in città, qui si va a palla e qua si schiantano. E qui dove servirebbe? Assolutamente non c'è mai una macchina dei vigili, non c'è niente, non c'è niente, l'autovelox è là in mezzo alla campagna. Qua siamo sull'incrocio che da Ozero arrivano da Abbiategrasso e da Vigevano, anche tagliano per Caselle, Caselle di Morimondo, Morimondo si segue per Rosate, si cerca di arrivare a Binasco, a Milano in veloce tempo, in tempo veloce, insomma. Questi sono i pezzi delle cose di questa settimana, su questo incrocio, vedete? Perché qua arrivano a palla sia da Bereguardo, Besate, sia da qua da Rosate, sia da Abbiategrasso, e si infilano per andare a Milano qua, e spesso si fermano qua. Qua ci sono tutti i pezzi di questa settimana, vedete i pezzi di questa settimana? Cioè il discorso non è che non ci vogliono, ma che servono come deterrente, come per fare andare la gente un po' più piano, dove serve andare più piano, non dove non serve. Questi sono tutti i cocci di questa settimana, tutti lì per terra, hanno piegato pure il cartello, ci sono pezzi di automobili che settimana scorsa non c'erano, cioè vuol dire che ogni settimana qua fanno qualche botta, ma qua non c'è mai un vigile, non c'è un autovelox, dove serve? Là in mezzo alla Pampas ce n'è uno che miete vittime così, ignare, perché vanno nel vuoto, stanno andando su un rettilineo dove potrebbero andare a 180 all'ora, invece rallentano tutti, si ingorgano la mattina, e qui dove invece bisognerebbe andare piano perché ci sono due incroci nel giro di 200 metri, questo e l'avanti un altro, niente, tutto così, va bene così com'è. Vabbè, amici di Dimensione Sventura, cosa volete farci? Bisogna avere pazienza e niente, tenere duro, che prima o poi qualcosa migliorerà.